Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo modulo per long range del team Black Sheep. Si tratta del TBS Crossfire Micro, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il modulo, l'antenna stock e un cartoncino con i social ufficiali TBS. Troviamo anche il chip per la modifica telemetria della QX7, X10S o X12. Il Crossfire viene venduto in due formati, infatti oltre a questo modello che è il micro abbiamo anche il full. Questo modello tra le varie caratteristiche aggiuntive ha anche un display integrato ed una maggiore potenza, oltre a costare più del doppio. Comunque il Crossfire Micro raggiunge senza problemi i 10 km, che sono una distanza più che sufficiente per i droni FPV, anche da long range. Il Crossfire Micro può essere usato con la frequenza di 868 MHz, quindi LBT, o 915 MHz, quindi FCC. Possiamo impostare la potenza scegliendo 25, 100 o 250 mW. Tutte queste configurazioni vengono fatte tramite l'UA script dalla Taranis o se volete tramite il configurator direttamente dal PC. Vediamo ora come fare l'aggiornamento firmware del modulo. Per prima cosa scarichiamo e installiamo il TBS AgentX dal sito ufficiale, vi lascio il link in descrizione. Abbiamo a disposizione la versione per Windows o Mac, io scarico la prima. Colleghiamo il modulo al cavo USB e avviamo il software. Il nostro dispositivo verrà riconosciuto in automatico e comparirà in questo elenco a sinistra. Clicchiamo Manage per accedere alla gestione del Crossfire. La prima cosa da fare è aggiornare il firmware. In questo elenco abbiamo tutte le relays, noi scegliamo sempre l'ultima. Clicchiamo su Update per far partire l'aggiornamento. Come abbiamo detto, dopo aver aggiornato il firmware del modulo, possiamo configurarlo dal software TBS. Tutte queste configurazioni comunque si possono fare anche direttamente sulla radio, quindi colleghiamo subito il modulo. Per prima cosa disabilitiamo il modulo interno. Dopo andiamo in External RF e scegliamo CRSF, che è il protocollo che utilizza il Crossfire. Adesso premiamo a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Clicchiamo sulla cartella Crossfire, poi teniamo premuto su crossfire.lua e diamo esegui. Quindi scegliamo il nostro modulo. Anche dall'UA script possiamo settare il failsafe, bindare e modificare le impostazioni come regione, potenza, dynamic power e frequenza. In conclusione possiamo dire che il TBS Crossfire Micro è al momento la scelta migliore se volete abbinare un modulo long range alla vostra radio. Sicuramente il prezzo di questo modulo è superiore all'FRSky R9M, così come le riceventi TBS sono più care delle controparti FRSky. Nonostante questo, la differenza di prezzo non è poi così marcata e le caratteristiche aggiuntive del sistema Crossfire sono pratiche e interessanti, giustificando il costo aggiuntivo. Prima di tutto, il processo di aggiornamento del modulo è decisamente semplice. Inoltre, le riceventi si aggiornano in automatico con il segnale radio. In questo modo non dobbiamo smontarle dal nostro quad e collegarle da qualche altra parte per aggiornarle. Il Crossfire Full invece ha un prezzo decisamente troppo alto ed è più indicato per altri tipi di velivoli che magari necessitano di percorrere distanze più importanti e sinceramente per mini quad FPV non mi sento di consigliarlo.
Questa era la mia recensione e setup del modulo TBS Crossfire Micro. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.